Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Intanto che pedalavo nella magnifica campagna, ho pensato, essendo un giorno prima dell'apertura, inaugurazione della gelateria, di scaricarmi un po' in bici e perché no farvi un video dove vi faccio vedere com'era prima la gelateria e com'è diventata adesso che ci ho messo le mani. Quindi finisco di allenarmi e poi vi porto con me nella mia nuova gelateria. Ciao! Eccoci qua ragazzi, chi mi segue dai primi video riconosce la strada. Sicuramente una delle grosse novità che ho portato in gelateria è farmi riconoscere. Quindi ho deciso di colorare la serranda esattamente in questo modo. Il ragazzo che ha svolto questo lavoro si chiama Pietro e mi aveva contattato a inizio progetto, esattamente a dicembre, facendomi vedere alcuni suoi lavori, e io gli avevo detto che se ci sarebbe stato il budget avrei voluto volentieri lavorare con lui. La sua azienda si chiama Cogitans e vi lascerò il link in descrizione del suo Instagram, così se vorrete fargli fare dei lavori sicuramente ha lavorato egregiamente, tutto a mano libera e con bomboletta spray. Ok, sono entrato, vi ho acceso un attimo le luci, ma prima di farvi entrare nella gelateria vi faccio vedere una clip di com'era prima il locale. Benvenuti, come primissima cosa fondamentale devo ringraziare i miei genitori che hanno contribuito enormemente nella realizzazione di questo progetto, del progetto gelateria, del progetto Sablé, dell'idea che avevo io in testa. Hanno contribuito totalmente e non potrò mai ringraziarli abbastanza per quello che hanno fatto. Cosa è stato fatto nella gelateria? Che poi vi farò vedere qualcosina. È stato spostato il banco da questa posizione, è stato traslato indietro, perché appena sono entrato in questa gelateria avevo già capito che gli spazi non erano stati organizzati nel migliore dei modi. Il concetto di gelato era un concetto vecchio, ovvero banco sulla strada e gelato venduto a tonnellate. Non è il mio concetto, il mio concetto è fare poco gelato, pochi gusti, di qualità, sempre freschi, ogni giorno. Quindi era dare un'importanza alla persona che mi sceglierà e ho deciso, spostando il banco, di creare una piccola zona all'interno del locale di 9 metri quadri. Prima parlavamo di 3 metri quadri, quindi veramente un ampliamento maggiore. Volevo ringraziare anche un artigiano che ha fatto la maggior parte dei lavori all'interno, rispettando l'idea che avevo, è praticamente Castucci Design, che vi lascerò il link in descrizione della sua azienda, che ha anche un canale, anche lui YouTube. Praticamente cosa ha fatto lui? Lui ha lavorato su tutti i muri, quindi li ha tirati lisci, li ha dato di bianco, ha creato tutto il cartongesso, ha creato l'impianto elettrico
per il cartongesso, ha messo i LED, ha fatto un grosso lavoro. Mi ha montato la boiserie che vi farò vedere, presa da Bianchilecco perché non l'aveva nessuno. Siamo riusciti a trovare questo sito che fa proprio decorazioni di interni, fa delle cose fantastiche. Dopo di lui mi è servito un arredatore. Sono andato da diversi arredatori, come chi mi segue ha visto negli altri video. Il primo arredatore, qui lo posso dire, mi aveva sparato 17.000 euro, io non li ho. E quindi ho dovuto trovare altre soluzioni, tra cui anche l'IKEA, molto valida, e un altro arredatore che mi ha fatto alcune piccole cose aggiunte, ma non da spendere 17.000 euro, sinceramente. Se volete sapere quanto è costato arredare e rifare il locale, scrivetemelo nei commenti, che magari vi faccio un video a parte dedicato con le spese dall'inizio alla fine, perché il progetto, curandolo nei minimi dettagli, facendo molti lavori io, come si vedono negli altri video che ho messo su YouTube, ci sono voluti dei mesi, non 15 giorni, quindi da novembre all'8 marzo domani che aprirò. L'ultimo artista che è arrivato era il vetraio, ha fatto un lavoro perfetto al millimetro e sono contento che è riuscito a risolvere un piccolo problema che gli avevo detto. E niente, vi faccio vedere un po' quello che è stato creato. Innanzitutto ci siamo adeguati alla normativa Covid, quindi un metro di distanza, anche di più perché il banco in profondità sono 85 centimetri, colonnine igienizzante. Quello di cui vi parlavo è questo muro con la boiserie presa da Bianchilecco. Ormai posso definire un amico, Castucci, mi ha tagliato e incollato, scusate, la boiserie, ha ricreato questo pannello e tutto il soffitto con tutte le luci. Quella parte là è anche cartongesso fatta tutta da lui. E il mobiliere cosa ha fatto? Praticamente ha fatto la colonnina, questo pezzo qui davanti che è legno semplicissimo attaccato. A un fabbro gli è stato fatto fare la struttura di ferro, che anche lì le misure non erano corrette perché doveva proseguire andando giù. In realtà c'è il pozzetto, quindi non ci sarebbe mai stato. Si è dovuto rismontare tutto, tagliarla, colorarla di nuovo e rimontarla. Pannello gusti, molto semplice. Ho voluto giocare un po' sul cartoon per dare immediatezza del gusto al cliente, oltre che scritto. Ah, piccola premessa, da me non troverete i gusti di nome Pinco Pallo, perché secondo me il gusto ha il nome degli ingredienti che io utilizzo. Quindi se ci metto la marena di San Marena, se faccio un gusto che lo farò ricotta e visciole, scriverò ricotta da chi l'ho presa e le visciole da chi l'ho prese, così il cliente ha ben chiaro che cosa sta mangiando da subito. Vaschette biodegradabili compostabili, perché ormai è giusto salvaguardare anche un po' l'ambiente. Confezioni per l'asporto. L'idea dell'asporto mi è sempre piaciuta, ma non il sacchetto classico. Quindi il concetto è che io sto portando a casa un prodotto di qualità, quindi deve essere valorizzato, non la solita bustina. Sì, ok, la bustina col nome, ma ormai vista e rivista è vecchia. Ho voluto creare un pacchetto picnic semplice, dove all'interno ci stanno le varie vaschette e anche i coni che darò in omaggio per mangiarsi il gelato. Quindi a casa si porterà a casa una confezione che può essere riutilizzata, dove c'è il QR code del mio sito internet e dove ci sono tutte le indicazioni per trovarmi.
Una piccola chicca, bella, semplice e raffinata. Proseguiamo. Questi sono tutti adesivi arrivati direttamente dall'America. Sì, li ho dovuti attaccare uno a uno. È stato un lavoro abbastanza lungo per farlo preciso. Tende, perché quando non ci sarà più la carta e sarò dentro a produrre gelato che il cliente vede esattamente, quando sarò chiuso potrò tirare la tenda e diciamo un po' coprire nelle prime ore del giorno. I lavori che sono stati fatti al banco, pozzetti, ormai l'ho fatto vedere, l'ho dovuto aprire, ho dovuto cambiare tutto il glicole, ho dovuto riadattarlo, ho dovuto adattare il cablaggio e questo in realtà quello che è quello che da mensolini che vi dicevo, lì c'è la mia mascherina e una vecchia F4 che fa un ottimo lavoro ed è il concetto che piace a me, ovvero l'estrazione a pala, perfetta per un gelato cremoso e anche per una granita alla siciliana. Questi fiori andranno messi fuori, ci sono molte erbe aromatiche come la menta, il timo, il rosmarino, perché sono tutte erbe che vorrò utilizzare, la lavanda, nei miei gelati. E ho messo mani anche al laboratorio, come vedete ho liberato tutto, sì, qui c'è l'angolo idee e appunti che verranno via. Ho voluto liberare tutto perché a me non mi serve molto per fare gelato, ovvero gli ingredienti freschi ogni giorno senza nessun semi lavorato e basta. Cosa ci vuole? La nocciola, il pistacchio, il cioccolato. Qui potete vedere un pastorizzatore vecchissimo, al quale all'interno ci sono 30 litri di base bianca che ho fatto per l'apertura di domani. E anche lì dopo aprirò una parentesi. Il mitico Mix 7, questo io lo amo, potrò farci tutti i gusti speciali che voglio, 7 kg invece che 30-60 kg. Forno dove produrrò biscotti, focacce per il gelato, perché sono un amante del gelato e perché la mia famiglia per 40 anni almeno sono stati fornai producendo pane dal lievito madre. Questa è la base bianca prodotta. Io con la base bianca ci faccio i grossi classici e per tutti gli altri invece faccio ricette ad hoc. Entriamo nell'angolo magazzino, dispensa, chiamatela come volete. Dopo vi spiego un po' tutto questo. Abbattitore, indispensabile, due planetari per fare anche i semi freddi. Frigorifero, dove cosa ci si terrà in gelateria? Panna, latte, ricotta, bellissima, buonissima, di un presidio Slow Food, veramente ottima. Turro d'uovo, dello yogurt greco, frutta fresca. Queste sono delle pere prese direttamente dal produttore qui vicino da noi a San Pietro in Casale. Vaniglia di Tahiti, di questa marca, di questa ditta. Perché Tahiti? Perché è profumatissima, è cicciosa, ovvero ha tanta materia prima all'interno e io amo la vaniglia. Qui è il reparto gusti singoli, come vedete io la panna faccio un gusto a sé stante, per me la panna è importantissima, quindi non la faccio con la base bianca come fanno tutti o quasi tutti. Questo è un test del cioccolato perché sto modificando alcuni valori delle ricette e quindi è un assaggio. Qui dentro ho la crema, a Bologna la crema è importantissima, sì, adesso ti chiudo, è importantissima, quindi la vogliono molto piena, molto rotonda, molto grassa.
angolo dispensa. Cosa troviamo? Qui sotto tutti i vari utensili. Zucchero di canna, zucchero classico, latte in polvere magro e poi proteine, neutro, maltodestrine, cacao, inulina. Questa è un Absolute Crystal, praticamente è la patina sopra delle torte che aiuta a mantenerle fresche. Troviamo la farina per fare focacce, per fare biscotti, Petra, ovino quaglia, ottima qualità, destrosio, glucosio 40-42 DE, cioccolato. Il cioccolato è un ingrediente che amo e proprio perché lo amo porterò in gelateria molte ditte, fabbriche che lo producono, tralasciando le grosse ditte. Al momento utilizzo Varrona perché ho selezionato delle piantagioni che mi piacciono, ma sicuramente cambierà. Nocciole delle Langhe, esattamente di Alba, bevanda di riso, che ci voglio fare dei gusti senza lattosio, pasta di pistacchio, pasta di nocciola, piccolo ufficetto con i vari libri. Devo ancora sistemarlo qui. E qua dietro cosa ci sarà mai? Il bagno. Molto semplice. Come potete vedere, una gelateria che lavora in modo artigianale e naturale non ha nient'altro che materie prime pure. Qui ho delle prove di gusti ed ecco qui il tutto. Ok, il tour è finito. Come vedete è una gelateria molto piccola, l'ho selezionata apposta piccola perché ci lavorerò io. I metri quadri sono 29 metri quadri, tutto piccola perché? Perché al giorno d'oggi penso che si mangino tanti gelati fatti dall'industria e pochi gelati fatti dall'artigiano vero che conosce la materia e che l'ama. Io, come ho detto nel video presentazione, due passioni: gelato, cioccolato e i dolci in generale, quindi racchiudo un po' il tutto. Nella mia gelateria ogni gusto sarà fatto tutte le mattine fresco, ogni gusto avrà la sua ricetta, avrà la sua giusta maturazione, ovvero non sarà un cuocio mantico, avrà almeno 24 ore di riposo, come se fosse una pizza, come se fosse del pane, come se fosse un panettone gravitato, ovvero ha bisogno di tempo per amalgamare i sapori, gli ingredienti naturali. Non c'è nulla di veloce se non vai dall'industria fatto bello, non è il mio concetto. Quindi qui potrete trovare piccole realtà di ingredienti e di agricoltori, di coltivatori che io stesso seleziono, che io stesso amo, vorrò portare le loro storie. E quindi se vorrete potrete passare a Bologna a mangiare dell'ottimo gelato artigianale. Se qualche volta mancherà un gusto, cercate di capire ed è perché, essendo produzione giornaliera, quando finisce, se non riesco a riprodurlo, sarà finito, il giorno dopo sarà fresco. Non voglio avere tanto gelato perché lo voglio dare fresco ogni giorno. La parola freschezza è proprio con la F grande. Domani ci sarà l'apertura, zona rossa, farò lo stesso, anche perché attualmente ho deciso di chiedere a Glovo di aiutarmi, ovvero potrò spedire grazie a loro.
Spero che la clientela mi dia un giusto feedback e niente, è giusto partire, è giusto impegnarsi, è giusto aver voglia. Era una cosa che volevo fare almeno da 2 o 3 annetti questa. Cercavo di lavorare in gelateria, di tornare a lavorare in gelateria perché già ho lavorato in una gelateria precedentemente, ma nessuno mi assumeva, quindi c'è stata questa occasione e l'ho presa al balzo. Penso si debba fare così quando qualcuno ha le passioni. Non ho nulla d'altro da farmi vedere, perché questo è tutto, ne vado fierissimo, ringrazio tutte le persone che mi hanno aiutato e tutte le persone che vanno a assaggiare il mio gelato. Quindi vi aspetto da Sablé a Bologna. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, accendete la campanellina per nuovi video che farò su gelato, dolci, su test che farò. Seguitemi su Instagram, Sablè Gelato, e se avete domande scrivetemi senza problemi, anche se siete persone che fate gelato a casa, scrivetemi. Se siete persone che fate gelato a casa, volete degli ingredienti, volete dei consigli, venite a trovarmi, ve li darò molto volentieri, senza problemi. E niente, vi aspetto nella mia gelateria, grazie di avermi ascoltato.